Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Canto una preghiera, quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore. Noi ti glorifichiamo, noi ti glorifichiamo. Nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo, Padre, tu sei il mio re, tu sei. Dal Libro di Cielo, volume 19, 1 maggio 1926. Chi vive nel volere divino viene alimentato dall'alito divino e chi non vive in esso è un intruso, un usurpatore dei beni di Dio e riceve i beni a titolo di elemosina. Mi sentivo tutta immersa nel volere supremo ed il mio dolce Gesù è uscito da dentro il mio interno e stringendomi forte a sé, metteva la sua bocca vicino alle mie labbra e mi mandava il suo alito onnipotente. Ma chi può dire ciò che sentivo in me? Quell'alito mi penetrava fin nelle più intime fibre, mi riempiva tutto fino a non sentire più la mia piccolezza, la mia esistenza, ma solo ed in tutta me stessa, solo Gesù. Onde, dopo aver ripetuto varie volte a mandarmi il suo alito, poiché pareva che non era contento se non mi vedeva tutta riempita di quell'alito divino, mi ha detto: figlia mia, essendo tu nata nel mio volere, è necessario, è giusto, è decoroso che in esso viva, cresca e ti alimenti e che acquisti le prerogative di vera figlia del mio volere. Nessun lineamento estraneo, né cosa che al mio volere non appartiene si deve vedere in te, sicché dalla tua fisionomia, dai tuoi modi, dal tuo parlare e fin dal modo come tu ami e preghi si deve conoscere che sei la figlia della mia volontà.
Vedi dunque come ti amo e con che gelosia ti custodisco e ti alimento col mio stesso alito, perché per chi deve vivere nel mio volere, il solo alito può conservare integra e permanente la vita della mia volontà in essa. Sicché quell'alito che con tanto amore sprigionai dal mio seno nella creazione dell'uomo, per infondergli la mia somiglianza, lo continuo nell'anima che vive nella mia volontà, per formare le mie vere immagini e i grandi portenti che avevo stabilito di formare nella creazione, per causa della quale tutte le cose furono fatte. Perciò sospiro tanto chi vive nel mio volere, perché essa sola non mi renderà deluso nello scopo della creazione. Essa sola godrà per diritto le cose da me create, perché essendo una la mia volontà con la sua, ciò che è mio è suo, e con diritto può dire il cielo, il sole, la terra e tutte le altre cose sono mie, perciò voglio godermele anche per fare onore a quella suprema volontà che le ha create e che regna in me. Invece l'anima in cui non regna il mio volere non ha nessun diritto, e se le gode le cose create è usurpatore, perché non sono sue, è un intruso nei miei beni. E siccome la mia bontà è tanta che le faccio godere a titolo di elemosina, ma non di diritto. Ecco perciò molte volte gli elementi si scaricano a danno dell'uomo, perché non ha diritto. E delle cose della terra le restano l'elemosina che il creatore le manda. Onde chi vive nel mio volere è come regina in mezzo alla creazione, ed io godo sommamente nel vederla regnante in mezzo ai miei beni. Dopo di ciò io continuavo a pregare, ed il mio dolce Gesù è ritornato e si faceva vedere che dalle sue santissime mani uscivano due fontane di luce, che una scendeva sulla povera anima mia, e con un ingegno che stava formato nelle mani di Gesù, mentre scendeva risaliva in alto, pareva una corrente continuata, che mentre scendeva saliva, e Gesù tanto si dilettava in mezzo a queste fontane di luce e stava tutto attento finché restasse tutta accentrata in me, e poi mi ha detto: figlia mia, queste fontane di luce che scendono dalle mie mani è la mia volontà che scende dal cielo e fa la sua via nell'anima per compiere ciò che vuol fare in essa. Questo fare della mia volontà forma l'altra fontana di luce che risale per mezzo delle mie mani di nuovo al cielo per portare il compimento della mia volontà della creatura all'eterno creatore. Ma mentre sale, immediatamente discende di nuovo raddoppiata per continuare la sua azione divina nella creatura. La mia volontà ha un moto continuo, non si arresta mai. Se si potesse arrestare il suo moto, ciò che non può essere, cesserebbe la vita tutta la creazione, al sole, al cielo stellato, alle piante, all'acqua, al fuoco, alle creature, tutte scenderebbero nel nulla. Perciò la mia volontà col suo moto continuo è vita di ogni cosa creata, vincola tutto, è più che aria che col suo respiro fa respirare, sviluppare, vegetare tutte le cose uscite dalle nostre mani. Vedi dunque che affronto si fa dalle creature, che mentre essa è vita di tutto e centro di ogni cosa, e senza di essa non esisterebbe nulla né nessun bene, non vogliono riconoscere né il suo dominio né la sua vita che scorre in loro. Ecco perciò che chi riconosce la vita della mia volontà in essa ed in tutte le cose è il trionfo della nostra volontà e la conquista delle nostre vittorie.
È il contraccambio del nostro amore al nostro modo continuo. La nostra volontà la vincola tutta la creazione, facendole fare tutto il bene che fa la mia stessa volontà. Sicché tutto è suo, ed io l'amo tanto che non so fare nulla senza di lei, perché in virtù della mia volontà teniamo la stessa vita, lo stesso amore, un solo palpito e un solo respiro. E mentre ciò diceva, si è gettato nelle mie braccia come svenuto l'amore, ed è scomparso. Molto bella, come sempre, anche la meditazione di questa mattina, e con ampli, espliciti e anche impliciti riferimenti ai dati biblici. Qui abbiamo un chiarissimo riferimento di Gesù alla creazione dell'uomo, no? Secondo il racconto di Genesi 2, Dio prende del fango e soffia nel fango, alita nel fango, come dice il testo, per operare la creazione dell'uomo. Una realtà molto, molto bella. E Gesù, diciamo, emula, ripete questo gesto realmente, proprio portandole la bocca vicino alle labbra di Luisa e mandando il suo alito onnipotente, un gesto altamente simbolico, straordinariamente significativo, come Gesù stesso spiega. Dice: quell'alito che con tanto amore sprigionai dal mio seno nella creazione dell'uomo. E attenzione, quell'alito serviva ad infondere, a fare di quel pochino di fango un essere vivente, fatto ad immagine e somiglianza però di Dio. Dobbiamo tenere presente che in ebraico soffio, ruach, è lo stesso termine con cui si indica lo spirito, cioè quella che noi in Occidente chiamiamo l'anima, ossia la parte spirituale dell'uomo. Quindi questo gesto sembra anche alludere in maniera simbolico-reale, se si può dire così, al fatto che la parte spirituale dell'essere umano, di ogni essere umano, anche di quelli che vengono poi, che nascono naturalmente, quindi la nostra anima, viene sempre direttamente da Dio. Noi sappiamo oggi dalla scienza che papà e mamma ci hanno donato certamente i cromosomi, il DNA, quindi tutto quello che attiene alla nostra struttura fisica, morfologica e anche temperamentale viene trasmesso dai genitori, ma la nostra anima no. La mia anima non viene da papà e da mamma. Come fu per Adamo, anche su di me c'è stato questo alito divino che ha appunto infuso in me l'anima in cui risiede l'immagine e la somiglianza con Dio. Ecco, però, come sappiamo, che è successo col peccato originale, come insegna la Chiesa? La somiglianza è stata persa. I peccatori non assomigliano certamente a Dio, ma si assomigliano al diavolo. Adesso vedremo subito alcune cose. E l'immagine è stata deturpata, non si può perdere del tutto, ma è stata sfregiata. Ed è assai significativo che quando Gesù commenta il suo alitare su Luisa, dice: sta attenta, tu sei nata nel mio volere, e quindi è necessario che tu acquisti le prerogative di vera figlia del mio volere. E poi spiega: una figlia della mia volontà mi deve assomigliare, per forza. Quindi se i miei tratti, i miei modi non assomigliano a quelli divini, noi non siamo ancora viventi nella divina volontà, assolutamente. Dice Gesù: nessun lineamento estraneo
estraneo, né cosa che al mio volere non appartiene si deve vedere in te. Attenzione, in che senso? Sicché dalla tua fisionomia, dai tuoi modi, dal tuo parlare e dal modo come ami e preghi si deve conoscere che sei la figlia della mia volontà. Bellissime queste cose. E su questo potremmo trascorrerci tutto il tempo della meditazione, su queste due righe. Allora, quando una persona vive nella divina volontà, si vede, cioè non si vede, sotto certi punti di vista, perché sappiamo che la vita nella divina volontà è vita tutta interiore, quindi è vita nascosta. Quindi non si compiono gesti appariscenti, eclatanti, cose strabilianti, mirabolanti, eccentriche, peggio ancora, no? O atte ad attirare l'attenzione. Niente affatto. Però l'atmosfera divina, c'è il profumo di cielo, è come se uno ci avesse un alone, un profumo appunto, un profumo. Supponiamo di incontrare una persona che si mette addosso un profumo, no? Cioè tu il profumo non lo vedi, ma quando incontri quella persona senti il profumo che c'ha addosso. D'accordo? Se l'è messo, quindi si sente. Chi incontra una persona che vive nella divina volontà deve incontrare il cielo. E siccome, che cosa si vede di noi? Di noi si vede come parliamo, si vedono i modi, si vede la fisionomia, si vede l'atteggiamento del volto, se è un volto sereno, un volto disteso, se è un volto solare, se è un volto sorridente, se è un volto gioviale, se è un volto buono, un volto cordiale, un volto accogliente, un volto affabile, disponibile. Si vedono i tratti di questa persona, no? I modi, dice Gesù. Che modi si hanno? Sono modi garbati, rincariamo, nobiliari, signorili, raffinati, belli, che sono sempre rispettosissimi nei confronti di tutto e di tutti, delicati, graziosi, educati. Il parlare è una cosa molto importante. Di cosa parliamo? Quando parliamo? Come parliamo soprattutto? Come parliamo significa il modo con cui ci esprimiamo, lo stile del nostro colloquiare, e nel parlare si può essere freddi, si può essere taglienti, alteri, superbi, aggressivi, offensivi, volgari. Tutte queste cose non hanno niente di divino. E niente a che fare con la divina volontà. E per favore non mi si venga a dire, se io sento solo mezzo sfrondone, soprattutto per quello che riguarda la volgarità, che è una cosa assolutamente insopportabile e satanica, perché i diavoli si esprimono a parolacce, questo fanno. Quindi, fino a quando non scompaiono, come dice San Paolo, nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, nessuna. No, quando ce vuo, nessuna, mai, in nessun caso e per nessun motivo. Se non si vede questo, io non chiederò mai, né in me né intorno a me, d'accordo? Mai alla presenza della Divina Volontà, mai. Io non ci credo. Ma i modi anche di parlare, no? Cioè, quel modo appunto bello, garbato, gentile, rispettoso, se si vuole anche garbatamente scherzoso, no? Quindi faceto, ecco, se vogliamo, sempre senza mai, come dire, scadere, no? Però diciamo, quando sussistono certamente
le circostanze, con le persone magari vicine, con le persone familiari, insomma, no? La facezia simpatica ci sta, d'accordo? Perché la santità nel parlare non vuol dire la seriosità pesante, d'accordo? Dobbiamo pensarci a queste cose. Dobbiamo pensarci prima perché dobbiamo esaminarci e secondo perché dobbiamo lavorarci, perché il lavoro della Divina Volontà in noi non esclude, anzi chiede, presuppone, postula, esige il nostro lavoro. Se io mi sorprendo che ancora in qualche circostanza non ho il dominio della mia lingua, cado in espressioni che non hanno niente di divino, niente a che fare con un figlio di Dio, io ci devo fare attenzione, quelle cose devono sparire. Quindi la fisionomia, la fisionomia proprio, come dire, globale, anche come stiamo a tavola, come stiamo a tavola. E un tempo si diceva, ho sentito dire quando ero piccolo da qualcuno dei miei familiari questa frase, che un signore si riconosce da come sta a tavola a mangiare, e questo è un particolare, come dire, molto profano, ma non senza, come dire, un buon fondamento, al tavolo da gioco. Perché anche lì, cioè, anche nel nostro giocare, attenzione che il Botticello ci ha scritto che Dio gioca con i suoi figli, quindi il gioco di per sé, ovviamente bisogna poi vedere quali giochi, quanti giochi, eccetera, eccetera, ma il gioco di per sé non è una cosa interdetta, assolutamente, a un figlio di Dio. Certo, c'è modo e modo di fare tutte quante le cose, no? Il modo con cui noi stiamo a tavola, il modo con cui noi appunto ci cibiamo, che poi ha delle conseguenze, d'accordo, sulla nostra fisionomia. E oggi si bada all'esteriore in una maniera del tutto sballata, l'ho detto altre volte, il badare all'esteriore è finalizzato alla bellezza estetica, al fine di essere guardati, di essere desiderati, di piacere, e quindi di poter poi consumare, capiamo bene cosa, conseguentemente a ciò. Questo evidentemente non è una cosa buona, anzi, è una cosa da biasimare. Tra l'altro per queste cose si fanno sacrifici e torture, insomma, che se si facessero per amore del Signore il mondo sarebbe già diventato il regno della Divina Volontà prima del tempo, insomma, no? Però, ecco perché nella Divina Volontà si fanno le stesse cose molte volte, ma con un fine completamente differente. Un figlio della Divina Volontà è controllato e signorile, come era Gesù sicuramente, come era Maria, per esempio, nel mangiare, non perché di avere la linea d'acciaio, perché c'è la prova costume adesso che è l'estate, o perché deve essere impeccabile, così tutti lo guardano, lo desiderano, peccando mortalmente, perché insomma desiderare ciò che non è suo, ricordiamo sempre che esiste il nono comandamento, anche se la gente non ci crede, ma come dire, si può desiderare lecitamente se uno è figlio di Dio e credente, solo la propria moglie e il proprio marito, il resto non può e non deve essere oggetto di desiderio sotto quel punto di vista, si cerchi di capire, no? Ma sicuramente Gesù e la Madonna a tavolo stavano come due grandissimi signori. Io non riesco a immaginarmi Gesù e Maria obesi, per esempio, ma perché? Perché avevano la fissa della linea? Non credo, ma perché anche in quello erano divini, e quell'essere divino poi, cioè, evidentemente si manifesta nella loro fisionomia, perché se non diventi obeso si vede una persona dai tratti proporzionati. Il corpo è proporzionato,
le membra sono proporzionate, il viso è proporzionato, d'accordo? Non ci sono quelle bruttezze estetiche dipendenti dagli atti di volontà umana consistenti nel non essere appunto divini nel mangiare. È così, figlioli miei cari, quindi cioè io cerco sempre per me anzitutto, quindi anche poi condividendo queste cose nella speranza che possano aiutare qualcuno, di essere molto molto franco, sincero. Ho detto che su questi tre versetti non è escluso che su queste tre righe che veramente ci finisca la meditazione, perché sono importantissime, no? Fisionomia, modi, parla i modi, per esempio, no? Non possiamo mai scadere, offendere mai nessuno per nessun motivo, mancare di rispetto mai a nessuno per nessun motivo, non scendere discussioni, polemiche, cose di questo genere, non vanno bene, non sono cose divine, d'accordo? Gesù non faceva polemiche, quasi mai, se non in qualche circostanza, insomma, dove la sua, come dire, sapienza divina ha stabilito che bisognava confutare gli erranti in nome della verità, no? Ecco, ma erano situazioni eccezionali, quindi è bello vivere divinamente. Dal modo come tu ami e preghi, dal modo come tu ami e preghi, che abbiamo pensato, come stiamo davanti a Gesù e alla Madonna, all'Eucaristia? È una cosa a cui generalmente gli esseri umani non fanno caso, ma non è che davanti a Dio noi possiamo fare tutto, cioè siccome stiamo davanti a Dio, quindi è come se io stessi da solo, posso stare scomposto, posso stare così, posso stare, cioè tutti abbiamo questo problema, d'accordo? Nessuno è escluso, si tratta di una sensibilità da acquisire, appunto da far nascere e poi da coltivare. Ma e qui ciascuno di noi lo sa, ognuno sa le cose sue, no? Come amo io Gesù e Maria? Com'è la mia modalità di amarlo? È chiaro che non salvo qualche cosa ce l'abbiamo, per esempio, perché i crocifissi ce li abbiamo tutti quanti, no? Dare un bacio d'amore al crocifisso è certamente un atto d'amore verso Gesù, e gli arriva, è come dare un bacio a un piede di una statua della Madonna, un gesto di devozione molto, molto praticato, insomma, almeno un tempo, è un atto d'amore, è un gesto di devozione. Certo, sono limitati fino a quando siamo in questo mondo i nostri gesti, no? Però gesti di delicatezza, pensiamo a come ci comportiamo davanti al Santissimo Sacramento, come facciamo la genuflessione, come facciamo i segni di croce, come stiamo in chiesa, insomma, no? Se quando preghiamo decentemente, preghiamo con calma, preghiamo per quanto possibile, perché poi qui facciamo i conti con le nostre miserie, con l'incalzare a volte dell'orologio che ci sta sempre con l'acqua alla gola e tante questioni, però in linea di massima, quindi come impegno, no? Come stiamo alla presenza di Dio, come stiamo, se partecipiamo a qualche adorazione solenne, quindi con Gesù esposto, come stiamo alla sua presenza, come stiamo quando facciamo la comunione, come stiamo quando facciamo il ringraziamento dopo la comunione, a voglia, quante cose. Questo per quanto riguarda l'amore di Gesù, no? Però io vorrei sensibilizzare una cosa per capire, insomma, come la divina volontà, per esempio, dovrebbe far vivere dei matrimoni indimenticabili, meravigliosi. Come ami tua moglie o tuo marito? Come la ami? Come lo ami? Quanto lo sente? Se uno vuole fare una prova, è una prova un po' pericolosa, perché potrebbe poi, se si risponde sinceramente, farsi male. Dovrebbe chiedere francamente: amore mio, senti un po', ma tu ti senti amato? Non è che lo sai che io ti amo, questo speriamo, ma tu ti senti amato da me? Ti senti amata da me? Lo senti? Ma se uno vive nella divina volontà, cioè capirai, cioè, se uno facesse strike,
farebbe strike, se potesse fare strike, se avesse il marito o la moglie che vivono nella divina volontà, perché quello si vede subito, se ci vive. Ci sarebbe una tale cascata d'amore che uno sarebbe ubriacato, non saprebbe più dove andarsela a parare più. Proprio completamente inondato. Io sono un prete. Si sentono amati da me, ovviamente da prete, i miei fedeli, i miei parrocchiani, le persone che entrano a contatto con me. Io questo me lo devo chiedere. Una persona che vede anche, o che sente, per esempio, una meditazione di queste, e io me lo devo chiedere, dico, ma quando l'ha sentita, che effetto gli fa? Esce migliore o esce peggiore? E non è solo quello che si dice, appunto, no? Ma è anche il modo con cui si condivide, insomma, si parla, no? Ci sono tante cose che intervengono e che la nostra ricezione è sempre molto molto attenta. Essere divini è una cosa bella, ma è una cosa bellissima, cioè ci dovrebbe venire almeno tanta voglia e anche concepire tanta tristezza, senza, per carità, senza disprezzarci o senza disperarci, no? Perché noi purtroppo ci portiamo il giogo, ecco, dell'umana volontà come una sorta di condanna, no? Purtroppo siamo messi male, però veramente, no? Quella bella vita divina, quel bello stile divino che dovrebbe un pochino caratterizzarci, c'è, non c'è, dove sta? Quindi, fin dal modo come tu ami e preghi, si deve conoscere che sei la figlia della mia volontà, il modo come tu ami e preghi. Queste sono tutte cose, ecco, avevo detto che ci avremmo finito la meditazione e purtroppo sono stato un buon profeta. E mi permetto di fare una piccolissima divagazione che magari non interesserà chi ascolta questa meditazione in differita, siccome queste meditazioni vanno sempre in diretta anche sui miei canali, a volte ci sono problemi di connessione, ecco, ma non bisogna temere perché in giornata stessa c'è la registrazione a buona qualità del podcast che va su tutte quante le piattaforme, sul mio sito web, su iTunes, su Google Podcast, e ci sarà anche la registrazione, diciamo, video che andrà sul canale YouTube, quindi se qualcosa purtroppo a causa di queste cose dovesse sfuggire, pazienza, certamente i temi che abbiamo trattato non sono molto graditi, pensiamo, ecco, dato che ci hanno dato l'occasione, così chiudiamo, e quindi capiamo il tema dell'alito, no? Gesù alita perché dice, guarda che quando io ho alitato perché l'uomo ci avesse l'immagine e la somiglianza mia, io ti alito perché tu devi assomigliare a me in tutti i tuoi modi, quelli che si vedono, chiunque ti vede deve dire, ecco una figlia della mia volontà. Diciamoci la verità, se qualcuno ci guarda, ci osserva, ci ascolta, può dire, ecco un figlio della divina volontà, ecco una persona che è più divina che umana, ma in senso buono, più divina non significa che uno vola, fa l'angioletto che vola a un metro da terra, fa cose strane, d'accordo, o fa gesti, come dire, esorbitanti, queste non sono cose divine. È quello che ho cercato di dire, i modi, la fisionomia, il parlare, il come si ama e il come si prega. Le persone che ci stanno intorno si sentono amate da noi, mica soltanto tuo marito, ma il tuo collega di lavoro. Anche le persone che tu frequenti, cioè anche una persona che tu incontri per strada, un saluto, l'essere garbato, quando guidiamo, ce lo stiamo fare alla mezzanotte con questa meditazione, no? Cioè, un gesto gentile, tu ci avresti la precedenza, ti fermi e fai passare invece la persona che non ha la precedenza, gli fai un sorriso, no? Quanto siamo contenti? Quello è uno stile divino, quello lì. Non è uno stile umano, se lo fai in un certo modo.
Cioè, si acquisiscono queste attitudini, se non c'è questo, figli miei, figlioli miei cari. Sì, dobbiamo ancora crescere. Ecco, io non voglio dire queste cose, insomma, per scoraggiare le persone, no? Ma la vita nella Divina Volontà è una cosa meravigliosa. Si è vissuta. E si può vivere, perché Gesù non vede l'ora. Dice, se tu vivi così, ricordati che è tutto tuo. Goditi le cose della vita. Oh, lo dice lui, Le cose che ho creato, goditele, il cielo, il sole, la terra, tutte le altre cose sono mie, perciò voglio godermele. Lo mette in bocca alla persona che vive nella Divina Volontà. E me le voglio godere per fare onore a quella suprema volontà che le ha create e che regna in me. Se tu vivi questo, veramente tutto è tuo. Chi questo non lo vive, dice Gesù, ruba, è un usurpatore, perché si vive le cose del mio amore senza stare nel mio amore. E io glielo concedo per misericordia. Ma una persona che vive in questo modo, le cose belle della vita, le cose belle, lecite, buone, ovviamente non c'è bisogno, spero, di specificare, vivile, ma vivile come se fossero cose tue. Sappi che Dio si rallegra di questo, sappi che Dio gioca con te, d'accordo? Si diverte con te, gode con te, ha fatto tutto per te ed è contento che tu ne goda. Ecco, ma ne godrai perfettamente soltanto nella misura in cui vivrai in questo modo. Beh, Santa Vergine Maria, ci possiamo soltanto immaginare, neanche troppo bene, come tu sia la maestra assoluta di tutte quante queste cose, la fisionomia, i modi, parlare, il modo come tu ami Dio e noi e preghi. Ecco, tu sei proprio l'immagine perfettissima di questa creatura vivente proprio dell'alito divino. Ecco, noi siamo tutti quanti in cammino, nel senso che ci troviamo in una situazione sicuramente di partenza che sta proprio agli antipodi rispetto a... E speriamo che tutti siamo sinceri nel riconoscerlo, insomma, non è tanto difficile, no? Ecco, può darsi che sia la situazione attuale, può darsi che sia una situazione antica, nel senso che ci stiamo lavorando un po' sopra, quindi che si facciano dei passi avanti. Ecco, avanti però col tuo aiuto e con determinazione. Ecco, su questa via Dio lo vuole, Dio lo aspetta, tu lo desideri dai tuoi figli, e aiutaci a crescere sempre più in questa vita divina, in questa somiglianza divina che piano piano tutti nella Divina Volontà possiamo, desideriamo e vogliamo acquisire. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.